Ci troviamo con Franco Ceriggioli, vice sindaco dell'attuale amministrazione con delega al turismo, ma già sindaco del comune di Sarnano. Al vice sindaco chiediamo uno spot per Sarnano, cioè se ci racconta cos'è Sarnano e cosa c'è da vedere e perché la gente deve venire a Sarnano. Allora, noi cerchiamo di promuovere Sarnano, abbiamo pensato a promuoverlo con una parola sola, sembra un po' una cosa impossibile, noi però pensiamo di riuscirci. Sarnano per noi è il luogo del benessere, è inteso come vivere bene, quindi a 360 gradi, quindi si vive bene vivendo in un ambiente sano, pulito, è un ambiente che offre scorci ambientalistici unici, come la Via delle Cascate Perdute. È un ambiente che offre degli scorci storici altrettanto particolari, anche questi quasi unici, come il nostro centro storico, che è veramente un monumento nel suo complesso, perché è un casco medievale ancora perfettamente conservato, e poi tutta una serie di altre situazioni, dall'enogastronomia fino a tante altre particolarità, le terme, la montagna, sia in inverno con gli impianti di salita che anche d'estate con tutto quello che è adesso il mondo del bike, delle biciclette che a Sarnano ha avuto e sta avendo uno sviluppo veramente importante. Tutto questo, come dicevo, lo pensiamo di poterlo sintetizzare in una parola che è quella del benessere. Noi vogliamo che chi viene a Sarnano viva un'esperienza che poi quando ci lascia porti con sé appunto questa idea di aver vissuto bene qui da noi e quindi possa propagandare il nome di Sarnano, sia magari col passaparola che ancora secondo noi il modo migliore di veicolare un territorio, oggi un passaparola con i social, quindi ancora più diciamo utile e importante, e su questo ovviamente stiamo lavorando. Certo, la pandemia, il terremoto prima, la pandemia adesso non ci hanno aiutato, ci hanno dato delle difficoltà soprattutto dal punto di vista della programmazione. Però penso che stiamo lavorando bene, i risultati che stiamo avendo sono sotto gli occhi di tutti, nonostante la grande crisi che abbiamo avuto e che questo territorio ha avuto, ripeto, per il terremoto prima e per la pandemia poi, i nostri numeri sono ancora in crescita e questo ci conforta a continuare a lavorare su questa strada, perché il turismo è diciamo, l'asset principale dell'economia sarnese. Sarnano, come tanti bei comuni delle Marche, un piccolo comune, un piccolo borgo che rischia lo spopolamento. Solo con il turismo si riesce a salvare questi borghi? Allora, il turismo ovviamente è un veicolo importante dal punto di vista economico perché riesce a dare anche delle fonti di occupazione importanti. Sarebbe importante per mantenere la popolazione, adesso l'auspicio è quello di aumentarla, ma sarebbe già un buon successo quello di mantenerla, di riuscire a mantenere uno standard di servizi di livello. Come tutti i piccoli paesi dell'entroterra soffriamo ovviamente alcune difficoltà dal punto di vista un po' della viabilità, dal punto di vista dei servizi sociosanitari, dal punto di vista, sembra una sciocchezza, ma anche questo è importantissimo, di quella che è la rete, perché oggi tante persone si spostano in funzione di quella che è la possibilità di avere un accesso alla rete, a internet veloce, rapido, e tante persone magari spostano la loro residenza dalle grandi città ai piccoli centri, anche in funzione della possibilità di poter lavorare in un ambiente che è completamente diverso da quello delle grandi città, un ambiente a misura d'uomo come può essere un piccolo comune come Sarnano, appunto. Quindi dobbiamo lavorare anche da questo punto di vista, però ovviamente qui l'impegno è un impegno che va portato avanti da tutti i comuni piccoli che devono fare rete tra di loro per far capire che è importante che questo territorio vada salvaguardato. Il terremoto ha dato un colpo fortissimo anche dal punto di vista demografico. Dobbiamo cercare di far capire che se questi territori si spopolano, al di là della perdita demografica, appunto, c'è proprio una perdita dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociologico, dal punto di vista ambientale, perché il lavoro che viene fatto in montagna sembra un assurdo, ma poi si ripercuote anche a valle lungo la costa. Quando abbiamo, vado un po' fuori tema, ma quando abbiamo dei disastri lungo le aste fluviali della costa, spesso dipende dal fatto che i fiumi non vengono adeguatamente mantenuti fin dalla loro sorgente. Quindi è importante che il territorio venga tutto quanto mantenuto e sostenuto per evitare appunto lo spopolamento. Perfetto, la ringraziamo e un buon lavoro. Grazie a voi.